Il nuovo Papa, Ringo XVIII, scriverà un'enciclica contro la contraccezione. Comincerà con la frase: non solo la contraccezione è moralmente sbagliata, ma coi profilattici non si sente nulla. Alcuni scienziati sezioneranno il corpo di Sabrina Ferilli, nonostante le sue urla disumane. I pastelli a cera diventeranno così rari che chiunque verrà sorpreso a colorare fuori dai contorni sarà condannato a morte. Ivano Fossati cercherà di rallegrare con le sue canzoni una tribù primitiva del Borneo. Verrà mangiato. L'aria diventerà talmente inquinata che la frase "chi ha scorreggiato" sarà detta con un sorriso di gratitudine.